Siamo lodati Gesù e Maria. Ho fatto un po' di scherzi su Giosuè, ma guardate che non è uno scherzo, perché gli angeli dei bambini sono tremendi. Oggi noi dobbiamo riflettere, perché questo è il Vangelo con cui Gesù ci accoglie in questa domenica, che è un po' l'inizio dell'anno catechistico, con Gesù che dice queste parole: rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Lo sapete chi era Cesare? L'avete studiato un po' di storia? Ma che ciucci! Ma ci sta qualcuno già l'orecchia da ciuccio che gliele metto? Ma Cesare, Giulio Cesare è stato il grande condottiero romano, quindi Cesare poi era il nome dell'imperatore, no? L'imperatore a quei tempi dominava anche in Palestina e quindi si faceva pagare le tasse. E a Gesù gli hanno chiesto: dobbiamo pagare queste tasse? Vi invito, che vi ho già detto che online io ho ampie cose, per capire bene il discorso delle tasse bisogna sentire l'omelia di ieri sera e di questa mattina, perché adesso qui calibriamo, come dire, l'attenzione su un altro aspetto. Quindi, comunque, abbiamo dei doveri verso lo Stato, dice Gesù, e dobbiamo adempierli. Rendete a Cesare ciò che è di Cesare, adesso lasciamo perdere le tasse. Però dice anche: rendete a Dio ciò che è di Dio. Per esempio, tenere i cellulari spenti in chiesa, mi raccomando. Cioè, abbiamo dei doveri grossi verso Dio. Lo sapete? I papà e mamma lo sanno? Ci sono dei doveri grossi verso Dio? Allora, vi dico tanto una cosa che ho detto ieri sera, poi chi vuole approfondire, sapete qual è il dovere più grosso che ci abbiamo? E cosa comunque gliela dovremmo rendere a Dio, È di custodire la nostra anima, non solo il nostro corpo. E voi, papà e mamma, avete dei doveri gravi verso Dio nei confronti dei vostri figli. Siete sicuramente bravissimi nel dargli l'educazione, nel farli studiare, non fargli mancare nulla, farli mangiare, farli vestire. Ma pensate che è tutto qui? Perché i vostri figli hanno un'anima anche loro. Dicevo ieri sera, quando qualcuno muore, anziché fare le frasi, come dire, un po' affettive, per carità, c'è anche questo, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, è munito dei conforti religiosi, è scomparso, queste cose. Sapete come si dice quando uno muore? Quello che c'era scritto nelle epigrafi di mio padre e di mia madre: ha reso l'anima a Dio. Perché quando muore, questo succediamo, l'anima che abbiamo ricevuto torna al Signore, il nostro Signore ci dice: senti un po', che ci hai fatto di quest'anima che ti ho dato? Punto interrogativo. Gli approfondimenti nell'omelia di ieri sera. Adesso per voi, piccoli e grandi, quali sono i vostri doveri verso Dio? Giovanotti, a me gli occhi, le orecchie, l'attenzione e il cuore per 5 minuti, non durerà di più. Che doveri ci abbiamo verso Dio? Doveri, Doveri vuol dire che sono cose che bisogna fare. Certo, il Signore vuole che le facciamo volentieri e si possono anche trasgredire, perché nessuno sta con la pistola puntata, d'accordo? Perché un dovere è una cosa obbligatoria, ma tu potresti trasgredirla. Non è una costrizione un dovere. Dio non costringe nessuno, ma verso Dio abbiamo dei doveri, cioè se non li adempiamo facciamo peccato e Dio ce ne chiederà conto. Quali sono i doveri su Dio? Sono i primi tre comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Non nominare il nome di Dio in vano e ricordati di santificare le feste. Ora, cosa vuol dire non avrai altro Dio fuori di me? Che Dio nella nostra vita deve venire al primo posto. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Come facciamo noi a ricordarci ogni giorno, attraverso un gesto simbolico ma molto importante, che Dio deve venire al primo posto? Vediamo chi ci arriva. Ogni giorno abbiamo un gesto da fare, che ci viene insegnato a catechismo e che dobbiamo portare sempre, che ci ricorda che Dio viene al primo posto. Qual è? La preghiera. Perché si fanno le preghiere del mattino e della sera? E quando si fanno? La prima cosa che si fa quando uno si sveglia è il segno della croce.
e almeno un Padre Nostro e un'Ave Maria. Sapete perché? Perché dire prima Nostro Signore, io non neanche comincio la giornata senza chiedere a Dio la grazia di viverla santamente. Questo è il motivo per cui si fanno le preghiere tutti i giorni la mattina. E la sera io non vado a dormire, non chiudo la giornata senza aver ringraziato Dio di quello che oggi mi ha donato e avergli chiesto perdono di qualche guaio che sicuramente ho combinato, perché tanto li combiniamo tutti i giorni, tutti. Non basta questo per mettere Dio al primo posto, però questo è una cosa che ce lo ricorda e che in qualche modo però noi lo diciamo al Signore. Trascurare sempre questo vuol dire venire meno al dovere, a uno dei doveri inerenti al primo comandamento, ok? Quindi se io non faccio le preghiere del mattino e della sera, piccoli e grandi, quando ci si va a confessare, la prima cosa che si dice è importante, non è un opzionale. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano. Quali peccati si fanno contro il secondo comandamento? La bestemmia, che non si dice mai. C'è la bestemmia e poi c'è anche un'altra cosa un po' più frequente, perché speriamo che le bestemmie nessuno le dica, speriamo, anche se in giro per Sermoneta vi assicuro, le dicono anche davanti a me, poi quando soccorgono c'era io, dice c'era il prete, d'accordo, ma che grosse stupidaggini. Io mi addoloro per un povero disgraziato che ha prestato la bocca al diavolo, perché la bestemmia presta la bocca al diavolo. Se volete fare un po' come ci stanno i bambini, insomma, no? Andatevi a informare con quelli che combattono il diavolo quante bestemmie il diavolo vomita con la bocca degli ossessi. Proprio le bestemmie, bestemmie. Quindi bestemmiare è, la bestemmia è l'urlo di Satana, quindi prestare la bocca al diavolo è spalancarsi le porte per l'inferno. Dritti, dritti. Però c'è un altro modo, più frequente, quando uno sta a parlare. Oh, hai visto che è successo l'altro giorno? Madonna! Si dice Madonna? Non si dice, quindi perché c'è la bestemmia e anche il nominare il nome di Dio come intercalare. Il nome di Dio non si nomina come intercalare, noi possiamo nominare il nome di Dio quando parliamo di Lui, quando gli esprimiamo il nostro amore o quando lo preghiamo, ok? E parallelo a questo comandamento, quindi il rispetto verso il nome di Dio è il rispetto verso il luogo sacro. In chiesa i telefoni devono stare spenti. Se no sarò costretto di fare come faccio ai funerali e matrimoni, che chiamiamo Patrizia o qualcuno, che a ogni messa sta a dire si prega di mettere i telefoni spenti in modalità silenziosa. Voi dovete sapere che ci sono i testimoni qui, Io sono 20 anni che faccio il prete. Se uno lascia il telefono acceso o anche in modalità vibrazione che è uguale, volete sapere quando squilla? Ci potete rimettere l'orologio. Quando io alzo l'ostia o quando alzo il calice. Silenzio assoluto, guardate. La gente che va sempre a messa lo sa, sistematicamente, perché il diavolo lo sa che in quel momento, guardate che il diavolo esiste, non è che sta dormendo e fa squillare il telefono, ispira a qualcuno di chiamarti quando vede che l'ostia si sta alzando, a meno che tu non lo blocchi. La prima cosa che si fa quando si entra in chiesa è si spegne il telefono. In chiesa non si chiacchiera, non si comporta malamente, non si entra vestiti male. Uè, adesso l'estate è finita, bambini e bambine d'estate in chiesa pantaloni lunghi, all'oratorio e bermuda, adesso sì, ma d'estate qualcuno gliel'ho pure detto, lunghi. Il rispetto verso il nome del Signore, verso il luogo sacro. Se aveste l'udienza dal Papa, vediamo quale genitori alzi la mano, dopo gliela prendo io l'udienza col Papa, trovo il sistema, se porta il figlio all'udienza dal Papa con i pantaloncini e i sandaletti. Alzi la mano e dopo te faccio subito, smuovo subito la Santa Sede, che facciamo subito la prova. Ma scusate, in chiesa c'è stato più del Papa. Faccio fare una risata. Sapete una volta che è successo a Borgo San Michele? A Borgo San Michele, qui siamo tutti più bravi. Lì non c'erano tanti turisti, però ogni tanto entrava qualcuno in chiesa. D'estate c'era una signorina che aveva scambiato la chiesa per la spiaggia. D'estate, insomma, succede ormai. Io con molta delicatezza, non sono molto bravo, però ci ho provato, dico, scusi signora, abbia pazienza, però magari in chiesa, sapete che mi guarda? Ma guardi che qui mica stiamo in Vaticano.
Allora io ho risposto, dico, no signora mia, questa è una piccola chiesetta di uno di campagna, di un povero borgo, però c'è un problema. L'ostia che sta dentro quel tabernacolo consacrato a un povero prete è uguale a quella che consacra il Papa, è uguale a quella che sta in Vaticano. Non è un problema del rispetto, capite, perché sa Vaticano. No, il problema è rispetto al nostro Signore, che è lo stesso, sia qua che in Vaticano. Ok? E poi c'è il terzo comandamento, e poi abbiamo finito perché ho stato fedele, 5 minuti. Ricordati di santificare la festa, ok? Cioè la messa la domenica non si tocca d'inverno, d'estate, a meno che non ci avete 38-40 di febbre. Allora, se c'è 38-40 di febbre non c'è problema. Per voi da oggi c'è un accessorio in più, perché tra i doveri verso Dio c'è anche quello di imparare a conoscerlo un po', di conoscere un po' la vostra fede. È per questo che fate un po' di catechismo in aiuto a quello che papà e mamma, che hanno dei doveri gravi verso i figli, gli insegnano. Adesso spero che io non ho ancora fatto le verifiche a Sermoneta, ma in altre parrocchie arrivavano a catechismo che non sapevano il Padre Nostro nell'Ave Maria e non sapevano farsi il segno della croce, o meglio, era meglio che non se lo facevano, perché facevano il segno della croce con la mano sinistra e al contrario. Ma non voglio parlare sempre degli stessi argomenti, ma sapete che se fate il segno della croce con la mano sinistra e al contrario è evocativo del demonio, perché lo fanno i satanisti, che fanno le cose al contrario, perché si fa il segno con la destra, dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra. Se tu fai il contrario, dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, vi dico, informatevi, è quello che fanno. Ecco, quindi mi raccomando, noi vi aiutiamo, ecco, però ricordatevi che chi si è sposato in chiesa, cosa che purtroppo non sempre avviene, ha promesso di accogliere i figli che Dio gli manda e educarli secondo la fede. Chi non si dice, ma io non mi sono sposato in chiesa, convivo, quindi io non ho questo dovere. No, ce l'hai lo stesso, perché se hai chiesto il battesimo per tuo figlio, anche se ti devi sposare in chiesa, perché poi quando tuo figlio cresce, dice, mi hai mandato a catechismo, mi hai fatto prendere i sacramenti, ma il prete mi ha insegnato che i sacramenti sono 7. Se vede che per te sono 6, come mai non ti sei sposato in chiesa? Magari uno potrebbe venire in mente un po', no? Però l'hai portato a battezzare, e al battesimo c'è la stessa cosa, perché io non battezzo un figlio se il genitore non mi dice, uè, chiedendo il battesimo per vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, voi vi impegnate, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo vi ha insegnato. E poi chiedo, siete consapevoli di questa responsabilità? E tutti rispondono, sì, che facciamo come i farisei? Che dicevano sì, sì, e poi... Guardate che il nostro Signore le orecchie ce l'ha, A me chiederà conto di come ho fatto il prete, a voi di come fate i genitori e a voi di come fate i figli. Qua ognuno ha gli affari propri, Mi raccomando, se facciamo tutti quanti bene il nostro lavoro, tutto bene. Oggi è un'occasione con cui chiediamo al Signore la grazia di aiutarci a farlo tutti bene in questo anno che si apre. Siamo lodati Gesù e Maria.